sei alla ricerca di dolci al cucchiaio senza zucchero, facili da fare, allora sei nel posto giusto, perché oggi ne prepariamo ben tre, uno più buono dell'altro. Se sei nuova o nuovo sul canale, allora ti do il benvenuto. Io sono Diana e insieme ad Alessio pubblichiamo un video ogni mercoledì qui sul canale, dove ti insegniamo e ti aiutiamo a mangiare in modo sano, secondo un'alimentazione senza glutine e latte e anche secondo il gruppo sanguigno. Quindi, se non siete ancora iscritti al nostro canale, fatelo subito cliccando qui sotto in modo da non perdervi i nostri prossimi video. Inoltre, siamo anche autori di 3 libri di ricette, tutti incentrati su un'alimentazione sana, senza glutine e senza latte e secondo la dieta dei gruppi sanguigni. Potete trovarli tutti e tre sul nostro sito, vi lascio il link qui sotto. Potete anche trovarci su Facebook e su Instagram, se non ci seguite ancora fatelo subito perché anche lì postiamo tanti contenuti molto utili. E ricorda di lasciare un mi piace a questo video se vuoi supportare il nostro canale. Il video di oggi è tutto dedicato ai dolci al cucchiaio senza zucchero bianco aggiunto, freschi e perfetti per questo periodo. Prepareremo una buonissima panna cotta al cioccolato bianco, una mousse semplicissima con soli 3 ingredienti e poi infine un delizioso budino alle nocciole. Nel corso delle ricette scoprirete anche 2 ingredienti segreti che utilizzeremo, che ci permetteranno di ottenere dei dolci ottimi, leggeri e senza l'aggiunta di uova. Cominciamo subito! Il primo dolce che prepariamo è una panna cotta al cioccolato bianco, un dessert davvero irresistibile che conquisterà veramente tutti. Per prima cosa versiamo 500 ml di latte di soia in una casseruola, 30 g di burro di cacao, un pizzico di vaniglia, 4 g di agar agar e mescoliamo il tutto. Facciamo scaldare per pochi minuti fino a quando il burro di cacao si è completamente sciolto. A questo punto facciamo intiepidire il composto per una decina di minuti, dopodiché aggiungiamo 2 cucchiai di miele e mescoliamo il tutto. Distribuiamo il composto negli stampi per budini oppure in barattolini o bicchieri e facciamo addensare nel frigo per almeno 2 ore. Dopo un'ora diamo una mescolata in modo che il burro di cacao risalito in superficie si amalgami perfettamente nel budino. Allora ragazzi, ci siamo! La nostra panna cotta è pronta dopo il riposo in frigo, ma prima di procedere con la nostra decorazione finale vi spiego un attimo la ricetta, perché come avete visto abbiamo usato degli ingredienti un po' nuovi che magari sembreranno strani per alcuni di voi, ma non preoccupatevi, adesso vi spiego tutto. Allora, alla base della nostra panna cotta abbiamo il burro di cacao, come avete visto, eccolo qua. Cos'è questo burro di cacao? Allora, non è altro che una massa grassa che viene ricavata dai semi di cacao. E se guardate dietro all'etichetta di ogni cioccolato che trovate in commercio, questo ingrediente è presente, ok? Quindi è un ingrediente fondamentale anche nel cioccolato. Allora, dove possiamo trovare questo ingrediente? A dire la verità, purtroppo è un po' raro, diciamo che nei supermercati non lo troverete mai, a meno che non ci sia un supermercato super fornito. Si trova nei negozi bio, non in tutti, però dovete far sì che il burro di cacao sia puro, cioè non raffinato, non delicato. In alcuni negozi ci sono dei pacchetti piccoli di magari 100 grammi di burro di cacao delicato. Delicato vuol dire che è stato lavorato ulteriormente per rimuovere il sapore e l'odore del cacao e non è ciò che dovete utilizzare in questa ricetta, altrimenti la vostra panna cotta non saprà di niente e non ne vale veramente la pena. Quindi mi raccomando, se dovete acquistarlo, acquistatelo online. Lo trovate anche a un buon prezzo, magari ne prendete un pacchetto un po' più grande e vi dura di più e potete usarlo in tante ricette. E lo potete trovare tra l'altro anche sul nostro sito, vi lasceremo un link utile qua sotto nel box info, nella descrizione del video come sempre. Si può sostituire il burro di cacao in questa ricetta? Purtroppo no, perché comunque è l'unico ingrediente che sa veramente di cioccolato e quindi di cioccolato bianco. In questo caso la nostra panna cotta è al cioccolato bianco, quindi io vi consiglio di fare questo acquisto online, vi assicuro che non ve ne pentirete. Il burro di cacao è qualcosa di squisito, assolutamente.
Adesso invece procediamo con la nostra ricetta. Dobbiamo semplicemente decorarla con qualcosina per dare il tocco finale, per renderla anche un po' più bella da vedere e più appetibile. Anche quando andate al ristorante non vi portano il dolce così spoglio, no? Ma lo decorano e lo rendono molto carino e invitante. Quindi noi faremo la stessa cosa adesso e io ho scelto della marmellata di lamponi, ma va benissimo anche un altro frutto se volete, anche i lamponi interi, scegliete voi. Ne aggiungiamo un cucchiaino circa. Adesso l'ultimo tocco finale, un po' di granella. Qua potete aggiungere granella di nocciole, di mandorle, scegliete voi. Io sto usando granella di nocciole tostate per dare un po' di croccantezza anche alla nostra panna cotta. Ok, io direi che così va benissimo, è pronta. Adesso ti tocca assaggiarlo. Purtroppo ci tocca, guarda, mi sacrifico io. Com'è? Mamma mia ragazzi, è cioccolato bianco, cioè non ho parole, wow, posso prendere un altro? Vai. Una bontà assoluta, panna cotta al cioccolato bianco, proprio paradiso. Ragazzi, comunque con il burro di cacao potete anche fare il cioccolato bianco in casa, io ve la lascio lì, fate voi. Comunque a voi piace quello bianco o quello fondente di più? Scrivetecelo qui sotto e ricordatevi anche di iscrivervi al nostro canale, mi raccomando. Ora prepariamo una semplice mousse al cioccolato nella quale l'ingrediente segreto è la famosissima acqua faba. Per prima cosa tritiamo grossolanamente 120 g di cioccolato fondente al 100%. Dopodiché lo mettiamo in una ciotola e lo facciamo sciogliere a bagnomaria, mescolando sempre. Quando sarà sciolto, lo mettiamo da parte, dopodiché prepariamo la nostra acqua fava, cioè l'acqua di cottura di ceci o di fagioli. Quindi aggiungiamo in una ciotola 150 ml di acqua fava dal frigo, 2 cucchiai di miele e montiamo a neve con le fruste per circa 4 o 5 minuti. L'acqua fava è molto utilizzata in pasticceria come sostituto degli albumi, quindi nelle torte o anche per le meringhe o mousse come nel nostro caso. A questo punto l'acqua fava è perfettamente montata, quindi incorporiamo anche il cioccolato sciolto un cucchiaio alla volta e mescoliamo delicatamente. Ora distribuiamo la nostra mousse nelle coppette o nei bicchieri e la facciamo addensare in frigo per circa un'ora. Guardate un po' che cosa qua ragazzi, la nostra mousse è pronta. Avete visto che cosa fa l'acqua fava? Cioè è fenomenale, sembrano veramente dei bianchi d'uovo montati a neve. Adesso vedrete la consistenza di questa mousse, quant'è soffice, cioè è una cosa pazzesca. Devo dire che non ho sperimentato ancora molto con questo ingrediente, ma ho in mente delle cose molto molto rivoluzionarie, delle ricette da proporvi. Anche perché ragazzi, ce l'avete chiesto in tantissimo di usare questo ingrediente, l'acqua fava, perché ne avete sentito parlare e all'inizio devo dire che ero un po' titubante perché non mi convinceva molto, sai, l'acqua dei ceci o comunque anche quella dei fagioli si può usare. Ero un po' così, non ero molto convinta, però poi ho deciso di ascoltarvi e di preparare qualcosa. E quindi, ecco qua la nostra mousse, adesso cosa facciamo? Io direi che è già ricca di suo perché comunque il cioccolato è extra fondente. E proprio per i palati forti, quindi direi che non aggiungiamo nient'altro, soltanto della granella di mandorle o nocciole se volete, giusto per decorarla, sempre per il solito discorso di non presentarla troppo spoglia, perché i dolci sono appunto non solo buoni da mangiare, ma devono anche essere belli da vedere. Mazza che golosità queste ricette questa volta, Diana. Quindi se avete un'occasione speciale, una festa, e adesso fa caldo, fa caldissimo, non volete accendere il forno e preparare una torta, preparate uno di questi dolci al cucchiaio, freschi e buonissimi, e come avete visto si preparano in pochissimo tempo, a parte il tempo di riposo, però la preparazione è velocissima. Adesso assaggiamo, dai! Ragazzi, riuscite a vedere quanto è soffice? Guardate proprio gli spazietti d'aria che l'acqua fava ha creato. È come se ci fossero i bianchi d'uovo, tranne che non ci sono. Assaggiamo, dai. È leggerissima. Sembra di mangiare una nuvola. Mamma mia, ragazzi.
Un'altra cosa, ragazzi, è scegliete dei ceci in barattolo senza sale, ok? Quindi soltanto ceci e acqua, mi raccomando, altrimenti la vostra mousse risulterà magari troppo salata. Poi potete ovviamente scegliere anche dei fagioli cannellini, fagioli rossi, se non volete scegliere i ceci, e usare l'acqua appunto dei fagioli, senza sale, mi raccomando. Ora prepariamo un buonissimo budino alle nocciole, profumatissimo e dal sapore intenso. Per prima cosa distribuiamo su una teglia 150 g di nocciole e le facciamo tostare nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 8 minuti. Una volta tostate, le mettiamo su un panno e le strofiniamo in modo da rimuovere la buccia. Poi le mettiamo in una ciotola e infine le versiamo in un frullatore. Aggiungiamo anche 500 ml di acqua. Chiudiamo e frulliamo il tutto per circa 30 secondi. Ora filtriamo il nostro composto con un sacchetto di tela per bevande vegetali e strizziamo molto bene. Le nocciole tritate non buttatele perché potete usarle in altre ricette come torte o biscotti. Ora versiamo il nostro latte di nocciole in una casseruola, aggiungiamo anche un cucchiaio e mezzo di crema o burro di nocciole che potete sempre fare in casa, aggiungiamo un pizzico di vaniglia e 4 g di agar agar. Facciamo scaldare il tutto per un paio di minuti, dopodiché facciamo intiepidire il composto e aggiungiamo in seguito 2 cucchiai di miele. Distribuiamo il budino in stampini oppure bicchieri, dopodiché facciamo addensare in frigo per circa 2 ore. E siamo arrivati al mio budino preferito alle nocciole. Questo già dal profumo promette benissimo, perché c'è il latte di nocciole, le nocciole tostate, la crema di nocciole. Ragazzi, mi raccomando, usate anche voi tutto a base di nocciole, latte di nocciole, tostate le nocciole per avere il massimo del sapore e poi la crema di nocciole che dà anche cremosità al nostro budino. Adesso cosa facciamo? Come vedete, ragazzi, non dovete correre a comprare chissà che stampini super professionali, potete usare delle ciotoline, dei bicchieri, quello che avete in casa. Adesso, per rimuovere il budino, basterà semplicemente infilare la punta di un coltello e fare il giro intorno al budino in questo modo. Vedete che già si stacca da solo, ok? Adesso prendiamo un piatto e rovesciamo il nostro budino. E voilà! Avete visto come si è rimosso senza alcuna fatica. Adesso arriva la parte bella, ragazzi. Io qui ho del cioccolato fondente sciolto per il solito tocco finale. Potete tranquillamente omettere questo passaggio, però ma lo facciamo per ulteriore golosità. Oh, guardate che bello! La nostra granella, che in questo caso proprio non può mancare, perché essendo di nocciole va benissimo col nostro budino. Ragazzi, adesso sapete tutti che cosa c'è. L'assaggio! Vado! No, questo è il migliore in assoluto. Ragazzi, le nocciole si sentono tantissimo. Veramente, veramente spettacolare. Come avete notato, anche in questa ricetta abbiamo usato la agar agar e anche nella prima della panna cotta. L'abbiamo già usato in altre ricette, come nelle torte fredde per esempio, che trovate sempre qua sul nostro canale. E la agar agar non è altro che una gelatina totalmente naturale, è un'alga, viene ricavata appunto da un'alga. Quindi, dove trovare la agar agar? Potete trovarlo nei negozi bio, io l'ho trovato lì, in bustine da 2 grammi praticamente, oppure online. E in alcuni supermercati anche si trova, ma devono essere proprio supermercati grandi e ben forniti. Questo budino potete anche farlo con le mandorle. Ovviamente se usate solo mandorle, vi consiglio comunque di usare magari un aroma alle mandorle, se riuscite a trovarlo, perché altrimenti le mandorle da sole, anche se le tostate, comunque non hanno un sapore fortissimo. Quindi, ma voi diteci, a voi piacciono di più le mandorle o le nocciole? Scrivetecelo qui sotto. E come sempre ricordatevi di iscrivervi al nostro canale, perché stiamo lavorando a tantissimi video per voi e ovviamente non vogliamo che ve li perdiate.
Ragazzi, questi sono i nostri dolci al cucchiaio senza zucchero bianco aggiunto. Se questo video vi è stato utile e vi ha offerto degli spunti nuovi per i vostri dessert estivi, allora lasciateci un mi piace a questo video e scriveteci anche qui sotto nei commenti quale preparerete. Io sono curiosissima. Se avete altre domande o dei dubbi su questi dolci che abbiamo fatto oggi, scriveteci sempre qui sotto e io sarò felicissima di rispondervi. E ricordatevi di iscrivervi al nostro canale cliccando qui sotto in modo da non perdervi i prossimi video che pubblicheremo. Poi un'altra cosa che abbiamo preparato per voi è una bellissima playlist tutta dedicata a dolci senza zucchero aggiunto. Potete trovarla sempre qui, cliccate qui. Ragazzi, grazie per averci seguito anche in questo video, vi aspetto come sempre nel prossimo. Ciao!